In occasione dell'uscita dell'ultimo libro di Antonio Manzini, Fate il vostro gioco, nuovo capitolo delle indagini di Rocco Schiavone, abbiamo intervistato lo scrittore e sceneggiatore presso la libreria indipendente Carta Bianca di Bazzano, in provincia di Bologna. Uno dei tuoi nuovi personaggi è un ragazzino. Qual è il tuo rapporto con i giovani e hai mai pensato di scrivere qualcosa dedicato a loro? Loro sono mi fanno tenerezza perché sono la speranza in un paese bombardato e disastrato. Ho paura che scappino tutti e ci lasciano noi vecchiotti qui in questa palude di nonsenso. Ho molta fiducia in loro, sono una generazione, parlo per sotto i 30 anni ovviamente per me. Sono una generazione meravigliosa. No, non sono in grado di scrivere un libro per i più giovani. Non sono proprio capace. Mi piacerebbe tantissimo, questo sì, però dovrei essere un narratore più fondato. Non ci so arrivare ancora. Chissà, magari un giorno in vecchiaia scriverò cose per i più giovani. Qual è il rapporto tra questo ragazzo e Rocco? La cosa più semplice sembrerebbe padre-figlio, ma invece... Sono due solitudini che si incontrano, che si sono incontrate sostanzialmente. Una ha 16 anni e l'altro ne ha quasi 50. E decidono forse inconsciamente di fare un pezzo di strada insieme. Più che padre e figlio sembra fratello maggiore e fratello minore. Sono due amici, due solitudini. Ed è bello che si siano incontrate per caso, insomma. È un personaggio che amo spudoratamente, quello di Gabriele. La figura di Rocco Schiavone è controversa, insegue la giustizia ma spesso lo fa violando la legge. Questo tema è molto attuale. Qual è la tua opinione sul confine da superare o non superare quando si parla di giustizia e legalità? Giustizia e legalità non camminano sullo stesso binario. Bisognerebbe sempre avere in mente il bene comune. E dov'è che ci si deve fermare? Ci si deve fermare quando il bene comune costa troppo, a livello non soltanto psicologico e spirituale, ma a livello anche legale. La giustizia è un concetto astratto, un concetto del tutto umano. In natura non esiste la giustizia, non c'è giustizia fra gli animali, non c'è giustizia fra le piante. La giustizia è un concetto umano, noi l'abbiamo coniato e creato perché nel momento in cui ci siamo incontrati e abbiamo deciso di fare una società è nato il concetto di giustizia, perché ci devono essere delle regole, altrimenti la convivenza fra persone è impossibile. Ora, la giustizia vorrebbe una morale, sicuramente, e noi che siamo un paese piuttosto aperto abbiamo un concetto laico dello Stato e quindi una morale laica che fa sì che la tua libertà finisce per esempio dove comincia quella dell'altro. Questo non accade nei paesi invece, chiamiamoli teocratici, dove invece è la Chiesa, o meglio il diktat religioso, che fa la legge. Allora lì la morale è un'altra. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo una morale laica importante, di grande rispetto verso gli esseri umani, di grande rispetto verso gli oggetti che non ti appartengono, dovrebbe essere di grande rispetto verso il diverso, il più debole. La Costituzione italiana forse è uno dei più bei libri mai scritti, almeno in questo paese, e forse la giustizia poi in realtà è solo questo, attenersi a una morale seria che rispetti il bene comune e non infrangere il patto sociale fra te e gli altri uomini. Se invece infrangi le regole soltanto per il tuo tornaconto, no, questo non è giustizia, non è legge, è semplicemente illegalità. Ci sono sempre meno ragazzi fra i lettori, ma sempre più giovani appassionati alle narrazioni in forma di serie TV. Tu che sei sia scrittore che sceneggiatore, pensi che le serie TV possano fare la loro parte per riavvicinare i giovani alla lettura? Ma sono due linguaggi completamente molto diversi. Attingono allo stesso papà, che è il romanzo d'appendice, ma sono due linguaggi opposti. Diciamo che la loro somiglianza è che sono dei racconti seriali, o meglio che si protraggono nel tempo, non chiudono in una o due puntate, dicendo proprio tecnicamente quello che succede. La letteratura è una forma aperta, una forma... ecco, è quest'otto qui, il segno dell'infinito. La letteratura fa questo, non chiude mai. Anche nei romanzi cosiddetti seriali non sono mai chiusi, sono sempre aperti. Invece spesso e volentieri la narrazione televisiva ha bisogno di una chiusura.
lasciare in sospeso, puoi lasciare in sospeso dei dettagli, ma in realtà non ti accontenti se la storia televisiva non abbia un finale preciso, se non altro su una determinata faccenda che hai affrontato. Non credo riavvicini alla lettura, riavvicina soltanto alla voglia di sentirsi raccontare delle storie, che noi, almeno la mia generazione, ha dissetato con i libri, perché la serialità all'epoca non era importante, c'era poca roba. Invece questa generazione disseta con Netflix, con le grandi serie americane, che sono inglesi e italiane anche, sono bellissime, attenzione. C'è una grande narrazione, a volte più importante che quella cinematografica, secondo me. Credo che non riporti però alla lettura. La lettura è qualcosa che nasce, non ha niente a che fare con la serialità televisiva, è qualcosa che nasce dalla famiglia, dalle emozioni, dal caso. A volte uno si mette a leggere per caso e scopre che è una cosa meravigliosa.